Perché c'è un'altra notizia che sul fronte della cronaca davvero insomma, è allarmante, perché mentre in Germania veniva smantellata un'enorme rete sul dark web pedopornografica, coinvolgendo peraltro nelle indagini anche un importante calciatore tedesco, i dati sul cyberbullismo, sulla violenza, per quel che riguarda la violenza sui minori legati all'adescamento via web, sono anche da noi molto preoccupanti. Do il buongiorno ad Annalisa Lillini della Buongiorno. Polizia Postale, Buongiorno. direttore della seconda divisione del Servizio Centrale della Polizia Postale delle Comunicazioni. Grazie per essere con noi, benvenuta nei nostri studi. Allora, dottoressa, la recrudescenza di questo fenomeno ha a che vedere anche con il fatto che in quest'anno pandemico siamo stati molto di più, soprattutto i nostri figli sono stati molto di più online? Sì, sicuramente. Ci si sono avvicinati anche dei bambini piccoli che magari non avrebbero ritardato l'approccio alla rete. La didattica a distanza, la necessità di mantenere delle relazioni con gli amichetti hanno fatto sì che l'accesso appunto alla rete sia stato anticipato anche nella fascia d'età al di sotto dei 10 anni. Dottoressa, il problema è che i genitori raramente riescono a controllare ciò che fanno i loro figli su internet, no? È veramente difficile controllare. Allora, come si può prevenire, come si può Anche intervenire, attenzionare, no? direste voi, eh? Allora, dal punto di vista tecnologico ci sono delle possibilità, mettere dei controlli, condividere gli account. Però poi in realtà appunto un genitore deve pensare che come non manda un bambino a 8 anni da solo per strada, non lo lascia da solo di fronte a un E invece è dispositivo. sempre più diffuso questo. Soprattutto tante, tante ore senza alcun controllo. Ma di che numeri stiamo parlando? Parliamo di numeri alti, li abbiamo dati ieri con il nostro comunicato e appunto quello che poi si è evidenziato è questo abbassamento dell'età, anche per quanto riguarda l'adescamento, mentre prima i casi si concentravano più sulla fascia 10-13 anni o quella superiore, adesso c'è un aumento proprio esponenziale dei casi invece della fascia di età al di sotto dei 9 anni. Questo perché appunto Terribile. sempre più piccoli si approcciano alla rete, sempre Terribile. sono più vulnerabili, meno Eh sì. e quindi facile preda. Non ci sono solo i pedofili, non ci sono solo le reti pedopornografiche, c'è il problema anche del cyberbullismo, eh? Molto grave, Sì, anche molto quello. diffuso. Immagino che il controllo su quello sia diventato via via sempre più stringente da parte vostra. Sì. Poi appunto quello è più facile diciamo, da rilevare, anche perché di fronte a un caso di cyberbullismo abbiamo una vittima degli autori, ma ci sono anche tante persone che ne sono a conoscenza, parlo di amici, del bullo, del cyberbullo, che troppo spesso rimangono in silenzio. Capisco. E quindi per questo che è sempre Basterebbe importante. poco per portare alla luce Sì. tanti più casi in maniera soprattutto più tempestiva. Anche perché sono tracciabili, cioè voglio dire, in internet nulla si distrugge Sì, alla poi fine, si diciamo che il traccia tutto. cyberbullismo avviene su piattaforme di messaggistica istantanea, molto spesso no, che vengono usati sistemi di Sì. anonimizzazione particolari. Quindi sono più Però, senta, facili. l'ultima domanda, siccome anche l'autorità garante per i minori, insomma, parlò della possibilità di introdurre quanto prima questo sistema di carta d'identità digitale, proprio per rendere tracciabili quegli utenti che nascosti dietro identità fasulle e poi invece massacrano, no? Degli utenti che sono degli utenti reali. A che punto siamo e quando prevede che si potrà arrivare a questa che mi sembra una soluzione per il momento? Sì, ancora sono tutte ipotesi allo studio perché appunto bisognerà verificarne la fattibilità e soprattutto la non aggirabilità del sistema Certo. che si andrà a scegliere. Grazie, Grazie. grazie Grazie a dottoressa. voi.